viene dalle sorgenti d'alta quota. È altissima. È purissima. Altissima, purissima, levissima. Sei cinesi per il nostro amato Lorenzo. Belle, belle, ma intanto non si compra nulla, via. E quello se? Si mangia? Luca, a tavola. E sanno di poco. Se permette, qui ci vuole il frantoio Carapelli. È fatto con i migliori oli extravergini del Mediterraneo. Questo fa rinascere i sapori. Carapelli, il rinascimento dei sapori. Tanto poi per l'olio, vi mando la fattura. Lorenzo, sei magnifico. Modestamente. E domani il concerto del Rosso Fuoco, wow! Ma il tuo rosso è sporco, eh? Anche di cioccolato! No! Ma verrà come si deve, con ace detersivo. Lo so, ma poi li chiameranno Rosso Spento. Sciocchezze, ace detersivo è ok con i colori. La sua polvere, come una calamita, attira le macchie, rispettando sempre i colori. Che pulito! E il rosso? È sempre di fuoco, direi. Ace detersivo, pulito sicuro su bianchi e colorati. Arriva una cascata di latte! Nesquik Stick! Fuori un'ondata di cioccolato! Dentro tanto buon latte avvolto da una cialda croccante! Nesquik Stick! La cialda col pieno di latte! Da Nestlé! Polvere? Pronto Antipolvere è antistatico, toglie la polvere e la tiene lontana. E oggi c'è anche Pronto Antipolvere Antiallergeni, che rimuove la polvere e persino gli allergeni. Pronto Antipolvere Antiallergeni, contro la polvere fino in fondo. Marito da svegliare, due scatenati da preparare, tre affamati da soddisfare, quattro persone da ricaricare, cinque cereali per cominciare. Per cominciare bene la giornata, i cinque cereali di Kinder Colazione Più. Per una colazione più completa, più morbida, con quel buon gusto di cacao. Cinque cereali per partire alla grande con Kinder Colazione Più. Kinder Colazione Più. Prossimamente, su Rete 4. Entreremo nel corpo umano per seguire il suo viaggio nel tempo attraverso l'emozione della vita. Bentornati amici ascoltatori a Rete 4, gran finale di Bravo Bravissimo 1998 dal Teatro Storchi di Modena. Riprendiamo con una ballerinetta, solo 8 anni, si chiama Tamara Fragale. Ciao Tamara, sempre più graziosa. Dunque, mi pare che lei fa il classico e il moderno, no? Sì, due brani. Che programma? Concerto numero 5, Brandeburghese di Bach e Wannabe, un grande successo delle Spice Girls. Ok signori, eccola qua, Tamara Fragale di Cremona. Thank you.
Colto al mattino, viene subito lavorato e preparato delicatamente in poche ore. Così, quando lo apri, ritrovi tutto il profumo e il sapore del pomodoro appena colto. Pomodoro Star, colto al mattino, pronto alla sera. Ehi, ma perché mangi così lento? Mozzarella speciale e Vallelata Galbani. Kist, è troppo buono. Vallelata Galbani, un gusto senza fine. Com'è andata ieri sera? Le hai chiesto di sposarti? Sai, è stato così emozionante. Lei mi ha detto... Dimmi, dimmi. Buonissima. E allora? Vi sposate? Mi ha detto...
straordinaria, ma che pasta è? I garganelli all'uovo, un formato ideale per ogni sugo, nuovi da Emiliane Barilla. Preparatevi voi, signori che siete qui in platea, perché fra poco dovrete votare. Per intanto...
Ambra Facchetti, piccola parentesi. Karima. Walking, then the sound of the window that he struck you, it was shot through. Annie, are you walking? So-
Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Come on and slam, and welcome to the jam. Come on and slam, you wanna jam. Party people in the house, let's go. It's your boy JC. So pass that thing, watch me flex behind my back. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Così amici ascoltatori, bene, amici ascoltatori che ci seguite da casa, amici spettatori che siete qua al Teatro Storchi di Modena, è arrivato il momento clou. Abbiamo qua un bel gruppo di bambini, sono i finalisti di Bravo Bravissimo 98, noi daremo fra poco la classifica dei primi tre, diremo chi è il vincitore che riceverà i 20 milioni come premio, diremo qual è il vincitore dei 5 milioni per il premio simpatia, ma tutti gli altri sono simpatici e bravissimi, ma non tutti possono vincere. Adesso però andiamo a vedere che cosa pensa il pubblico di voi. Allora, sono tanti, il gruppo Gris, i ballerini in rappresentanza dell'Italia. Eccoli qua, allora vediamo la loro interpretazione. Cut up in chrome plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll do get the money. With a 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, give a get last in this life. Il gruppo Gris. Allora, signori che siete qua in teatro, siete pronti? Votiamo per i Gris. Ecco, quante belle lampadine che si accendono, eh. Bene, allora il nostro apparecchio ha raccolto tutti i voti, potete pure spegnere, abbassare le luci, voi tornate. Grazie. Al vostro posto. Ecco, mi raccomando, ricordatevi di non votare per tutti i concorrenti, dovete votare per quei 3, 4, 5 che ritenete più meritevoli, altrimenti va a finire che avremo magari di nuovo una classifica alla pari, e noi dobbiamo dare solo un primo premio da 20 milioni. Adesso abbiamo Estefania Falcón, la piccola cantante spagnola. Arriva in Spagna, eccola qua. Poverina, appena compiuto 5 anni, non ha ancora la voce, stona un pochettino, però in fatto di sentimento credo batte anche la un adulto. È proprio quella spagnola. Allora vediamo un po' che cosa ne pensate, votiamo per Estefania Falcón. Alzate bene le vostre lampadine, ecco qua, ecco. Ricordiamoci che poi alla fine avremo anche la classifica per la simpatia, quindi ci sono due classifiche. Ok, potete abbassare le vostre Grazie. Lampadine.
ritorna al tuo posto, Estefania. E proseguiamo con Edoardo Turbille, il pianista italiano. Ascoltiamo la sua interpretazione. Allora, signori in platea e in galleria, vogliamo votare per Edoardo Turbille? Alzate bene le vostre lampadine. Bravo. Non è male. Sei abbastanza soddisfatto, no? Guarda, guarda quante lampadine che si aggiungono. Ok, vedremo come va a finire. Torna al tuo posto e proseguiamo adesso. Bolle di sapone del Canada con Danny e Melody Young. Ok, come on, children. Vediamo un po'. Vogliamo votare per Danny e Melody Young? Alzate bene le vostre lampadine, fatemele vedere bene. Ecco, bene anche su in galleria. Not bad, you see, look up there. Bene, abbiamo votato anche per i piccoli canadesi, tornate al vostro posto. Fra pochi giorni torneranno a Toronto, al freddo di Toronto. L'inverno arriva a 25 sotto zero, lo sai. Allora, adesso chi facciamo venire qua? Io farei venire Vova Khan, il ballerino che viene da Israele. Vova. Vediamo. Khan, il ballerino russo-israeliano. Siamo pronti, signori? Votiamo per Vova. Ecco. Fate vedere bene. Il nostro tecnico dice che ha raccolto i voti. Sì, allora possiamo spegnere. Mettete giù le lampadine. Andiamo in Giappone ora. La piccola pianista Ito Meri. Questo sorridente. Giapponesina, votiamo per Ito Meri. Alzare bene le lampadine, fatemele vedere. Lei è in gara, direi, quasi contro il nostro piccolo italiano, no? Sì. Che abbiamo sentito prima, tutti e due bravissimi comunque. Ok, abbassate pure le lampadine. Contro Edoardo. Ed ora abbiamo Lorenzo Vizzini. Allora. Ok, signori, votiamo per Lorenzo Vizzini.
abbiamo visto qualcun altro con tante lampadine così, eh. Mi sa che tu sei in gara non solo per vincere, ma forse anche, chissà, il premio simpatia, perché sei tanto simpatico. Allora abbassate pure le vostre lampadine, torna al tuo Grazie. Posto e andiamo da Tamara Fragale, la ballerina italiana, italo-americana, siculo-americana. È stata brava, eh? Signori, votiamo per Tamara Fragale. Alzare bene le lampadine. Bene, c'è andata bene, eh? Ok, abbassate le lampadine. Andiamo a vedere le contorsioniste del trio Katai. Vogliamo votare per il trio Katai? Ah, bene. Ah. Complimenti, eh. Bravo. Eh? Ok, vedremo quale sarà la vostra classifica. Adesso andiamo in Cile. Geraldine Mansilla. Vieni, Geraldine. Notevole per essere così piccola, eh? Votiamo per Geraldine Mansilla. Bella anche lei. Ma qui ci saranno tanti, tanti, uno vicino all'altro, eh? Molto bene, complimenti. Ok, abbassate pure le lampadine. E andiamo adesso un'altra cantante, forse a volte quella che difende i colori dell'Italia. Ambra Facchetti. La bergamasca napoletana. Si fa ad avere una voce così? È incredibile. Incredibile. Una voce d'adulta. Cantante napoletana adulta. Esatto. Vuol dire che un altro anno magari ti portiamo a Viva Napoli. Vedremo cosa dice però il maestro Versicchio, eh? Ok, vogliamo votare per lei? Ambra Facchetti? Anche tu sei andata molto bene, eh? Qui è questione proprio di poche lampadine in più o in meno. Vedremo dopo, eh? Ok, accomodati. Grazie. Pure lì. Adesso andiamo nel Kazakistan, Karima Muturganova. Brava Karima, Karima tanto Karima.
Allo Mimo. Votiamo per Karima Muturganova del Kazakistan. Bene. Anche lei ha avuto tanti voti, non so se saranno sufficienti per arrivare nei primi tre, comunque vedo che vi è piaciuta molto. Ok, torna Grazie. Al tuo posto. E adesso, signori, l'ultimo concorrente che rappresenta l'Italia, il ballerino di rap. Abbiamo Stefano Simmaco. Questo era l'ultimo concorrente in gara, a voi la decisione, io chiamo per Stefano Simmaco. Bene, tanti dei voti, però ne ho visti altri anche concorrenti con tante lampadine così, Sarà dura, chi? Il Vizzini? Ma ci sono altri anche. Comunque ricordiamoci che abbiamo due premi, il premio simpatia e il premio per quello che merita di essere aiutato nella sua bravissimo. Casa. Ok, allora... Allora amici ascoltatori, adesso noi abbiamo una piccola pausa perché c'è qualche consiglio dalla regia, poi torneremo e avremo le due classifiche, naturalmente la premiazione con l'assegnazione dei diplomi e l'assegno anche da 20 milioni. Non andate via, torniamo subito. A te Mario Bianchi. Bruciore di stomaco, magnesia misurata aromatica. Ma non ti fa male? C'è magnesio misurato Aromatic Plus. La prendo prima. Combatti i bruciori e calma i dolori di stomaco. Magnesio misurato Aromatic contro i bruciori. Magnesio misurato Aromatic Plus contro i dolori e bruciori. Sono medicinali. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Così delicato e prezioso che può essere solo un dono della natura. Camoscio d'oro. Il gusto prezioso della natura. I bellissimi di Rete 4. L'appuntamento con il grande cinema in seconda serata. Io ho una Mercedes. Io ho un residence con piscina. Io ho un allenatore sportivo personale. Io ho una moglie, un'ipoteca e due cani. Bebiti. Bobiti. Sei proprio un mago. Con Michael Caine ed Elizabeth McGovern. Come far carriera molto disonestamente. Stasera alle 22.40 su Rete 4. Allora amici ascoltatori, mi auguro ci abbiate seguito perlomeno dall'inizio, perché questa sera è stato veramente un bello spettacolo. Tutti questi bambini meritano tutti di essere premiati, ma fra qualche istante dovremo premiare soltanto il primo con una borsa del valore di 20 milioni e il bambino che è risultato più simpatico riceverà un premio da 5 milioni. Adesso stanno facendo le somme e allora io ne approfitto nel frattempo perché abbiamo qui la piccola Joanna che ha riscosso tanto successo veramente. Voleva partecipare come concorrente, ma è ancora troppo piccola, 4 anni, come si fa? E allora ti facciamo fare un numeretto, una piccola esibizione qua, eh? Che cosa puoi fare per noi? Ballare, basta, perché non so suonare niente. Sai solo ballare, niente, ok. Un balletto particolare questo, sì, sì. Che hai preparato per noi. Sì, va bene. Sì, allora, vediamo un po' la Joanna che balla per noi. La 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 la
brava la Joanna. Bene. Ok. Allora, bambini, attenzione, tutti bravi siete, però uno vince il primo premio e uno vince il premio simpatia. Allora, cominciamo col premio simpatia? Sì. Manco dirlo. Allora, il premio simpatia, valore 5 milioni, è stato assegnato a Lorenzo Vizzini. Premio simpatia. Hai visto? Te l'ho detto che sei così simpatico. Ora gli diamo. Diamo questa pergamena. La pergamena. Ecco, qui hai la tua pergamena. E poi col papà passerai alla cassa per ritirare i 5 milioni. 5 milioni, lo sai? Ma sei capace a contare fino a 5 milioni? No. Mica tanto, ma il tuo papà controllerà sicuramente, Sì. Ok, senti, questi 5 milioni li devi usare come si deve, per studiare, per imparare, per andare a vedere le scuole degli imitatori, hai capito? E vedrai che un giorno diventerai un grosso, un grande personaggio, va bene? Va bene. Ok, allora adesso rimani qui con noi, stai pure qua con noi e guardiamo un po' qual è la situazione per quanto riguarda la classifica. Allora, diamo la classifica dei primi tre e partiamo dal terzo classificato. Prima il terzo, poi il secondo e poi il vincitore. Allora, terzo classificato, il trio Katai, contorsioniste della Buriazia. Ecco, terzo classificato, si sono classificate terze. Bene, allora diamo loro, ecco, questo è per te. Complimenti, ecco, mettetevi là, ok? Allora, vediamo un po'. Secondo classificato, Lorenzo Vizzini, secondo classificato. Ma hai già vinto i 5 milioni. Sei anche secondo nella classifica generale. Ma cosa vuoi più di alla vita? Se arrivavi primo anche sarebbe stato forse un po' troppo, Sei contento? Secondo classificato, sei alto un soldo di cacio. Hai appena 5 anni, secondo classificato. Ok, diamogli un altro di quelli. Non c'è andata, ma... Va bene. Ok. E adesso, signori, questo è il momento, sì. Chi sarà mai il vincitore dell'edizione di Bravo Bravissimo 1998? Tutti bravi, ma uno è il vincitore, dovete aver pazienza, bambini. Vince i 20 milioni della borsa di studio Stefano Simmaco, il ballerino Stefano Simmaco. Perché è venuta avanti anche lei? Non ha capito bene. Vabbè, forse poverina, voleva fare. Non parla italiano, quindi no, non avrà capito. No, ma lei è bravissima. Perché lei si chiama Stefania. Ma sei molto brava. Vieni. Stai qua. Mettila lì insieme a lei. Ecco, mettila lì. Ecco, guardate che belli questi tre bambini. Diventerai una grande cantante tu. Mamma mia. L'ho recuperata in tempo perché stava per piangere. Allora, caro Stefano, complimenti, Grazie. Sei contento di essere arrivato uno? Gli amici della latteria cosa diranno? Tutti contenti, tutti contenti. Ecco, tutti contenti. Domani offri un bicchiere di latte a tutti i tuoi amici a Prato. Vabbè. Allora, senti, questo intanto è il tuo diploma, te lo tieni stretto. Grazie. E poi dovrai andare alla cassa, guarda che 20 milioni sono tanti. Ce l'hai la scorta? Perché per andare fino a Prato con 20 milioni in gettoni d'oro. Chi c'è? Il papà, la mamma? Dove sono? Papà e mamma sono là. Lì? Chissà come saranno contenti, Hai capito? Magari non erano tanto d'accordo che tu ti mettessi a ballare, fare queste cose, ma io penso che tu hai un bel avvenire. Ci sono tante scuole, in America soprattutto, dove insegnano ai ragazzini come esatto. te a diventare dei grandi divi del balletto, questo balletto moderno. Allora, io direi che a questo punto abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto tutto? Sì. Allora, cari amici ascoltatori, noi abbiamo terminato Bravo Bravissimo 98, ovviamente lo faremo di nuovo nel 99, però la prossima manifestazione dedicata ai giovanissimi, ai bambini, va bene, fino a 12-13 anni, sarà il premio Mozart. Comunque vi diremo prossimamente quando andremo in onda con il premio Mozart. Nel frattempo non dimentichiamoci che noi ci vediamo tutti i giorni alla con la Miriana alla Ruota della Fortuna, che ha già festeggiato le 2000 puntate. Allora...
amici ascoltatori, allegria! 5 anni ed è già un personaggio, ma lui, Lorenzo Vizzini, sembra quasi non accorgersene. Non ha l'aria saccente del bambino prodigio, imitare i grandi gli viene spontaneo. Un talento naturale perfezionato accanto al padre, anche lui imitatore. Oscar Luigi Scalfaro. No, io non ci sto. Grazie! Bravo Lorenzo! Lorenzo Vizzini, complimenti! Sto bene. Stai bene. Sei bravissimo, ho visto imitare tutti. Però non sei capace di imitare me. Sì, ti so fare. Ah, mi sai fare? Sì, ti so imitare. E prova. Buonasera, buonasera dal telegiornale TG4. Senti, che farai? Adesso torni a Ragusa, sarai diventato, ormai ti chiederanno gli autografi e poi che vuoi fare da grande? A te si può chiederlo. Ma non lo so, poi deciderò da grande. Ho capito, però comincia a pensare, cosa vuoi fare? Vuoi fare un Mai Buongiorno, vuoi essere un Emilio Fede, vuoi essere un Prodi, vuoi essere Scalfaro, vuoi essere Mentana? Cosa vuoi essere? Non cosa so. Vorresti? Io ancora, non lo so. Ma non ci hai pensato? No, non ci ho pensato. Quando è che compi gli anni? È a febbraio. A febbraio? Sì. E ne compi quanti adesso? Adesso ne compro 6 anni. Non è che ti nascondi qualche anno, no? No, non mi nascondo. Va bene, sai che anch'io sono siciliano come te, sì? Sì, lo so. Va bene, allora Lorenzo, auguri, in bocca al lupo. Ciao, sei bravo, anzi, bravissimo. Arrivederci. San Benedetto, ogni giorno è primavera. Al mattino, sereno o poco nuvoloso su gran parte del nord, Sardegna e Alto Adriatico. Nubi sulle altre regioni, associate a qualche rovescio su Trentino, Cuneese, Lazio e Campania. Nuvoloso o molto nuvoloso sul Salento, Calabria Tirrenica e Ovest Sicilia. Al pomeriggio, isolati rovesci al nord-est, Basso Piemonte, regioni tirreniche, Nord Sicilia, centro-nord Appennino. Temporali sul Salento, nuvoloso su regioni adriatiche. Qualche rovescio o temporale anche su Alpi e pianura padano-veneta. In serata rasserena al nord, Adriatico e Sardegna. Migliora sulle altre regioni. Temperatura in lieve calo nei valori massimi sulle regioni centrali. Dati Servizio Meteo Aeronautica. Elaborazioni Epson Computer. Il meteo è stato presentato da San Benedetto, l'acqua che rinnova in te i benefici della primavera. Fidati della rondine.